Bene, continuiamo lo studio della corrente elettrica, abbiamo iniziato ieri. Abbiamo visto che cosa si intende per corrente elettrica. Adesso vado veloce fino al punto di ieri. Un moto ordinato di cariche normalmente all'interno di un conduttore. La misura della corrente elettrica quindi è data dal rapporto tra la quantità di carica attraverso la sezione di un filo conduttore. Diviso il tempo impiegato a questa carica per attraversare la sezione. Si misura in ampere, che sono corrispondenti alla carica di un coulomb fratto un tempo di un secondo. Okay. E per produrre e mantenere una corrente elettrica è necessario quindi creare e mantenere nel tempo una differenza di potenziale. Questo normalmente lo fa una batteria. E il percorso, qualsiasi percorso possibile per le cariche, prende il nome all'interno del conduttore, prende il nome di circuito elettrico, d'accordo? Normalmente viene indicato con questa linea continua, sottile, che rappresenta il filo conduttore che chiude il circuito. Gli utilizzatori, nel caso specifico dell'esempio, la lampadina, sono rappresentati da questa specie di zigzag, ok? Mentre il dispositivo che produce e mantiene la differenza di potenziale, che chiamiamo batteria, o generatore di differenza di potenziale o generatore di tensione, è indicato da queste, normalmente sono nere, qui le hanno fatte rosse, non so perché, da queste due barre, una più corta e una più lunga, quella più corta corrisponde al polo positivo, quindi quella potenziale più alto, quella più corta potenziale è più basso, quindi negativo. Normalmente all'esterno della batteria le cariche si muovono dal più al meno, all'interno della batteria avviene il moto contrario, dal meno al più. Ok? Abbiamo visto un po' più microscopicamente come è fatta la corrente elettrica, a cosa è legata, e abbiamo visto in particolare il fatto che cariche di un particolare segno che si spostino in un verso producono una corrente equivalente a cariche del segno opposto che si spostino in verso opposto. Perché? Perché la corrente, l'intensità di corrente I è proporzionale al prodotto carica per velocità. Quindi un cambio di segno sia nella carica che nella velocità produce un effetto nullo nella corrente. Quindi più per più fa più, meno per meno fa comunque più. Okay? E di fatto fisicamente sono le cariche negative, cioè gli elettroni che si spostano all'interno del conduttore. E vedremo più avanti un effetto, okay, siccome la corrente prodotta è la stessa, dal punto di vista elettrico, okay, è rilevante quale delle due cariche si sposta. Ci sono però fenomeni che mettono in luce la carica, qual è la carica dei portatori di carica. Questo si chiama effetto Hall, lo vedremo quando faremo il campo magnetico. Poi abbiamo visto il concetto di forza elettromotrice, il lavoro svolto dalla batteria per unità di carica e la relazione che esiste tra l'intensità di carica e la differenza di potenziale applicata ai capi di un utilizzatore e la relazione normalmente lineare, che nel caso è molto semplice, è lineare, e prende il nome di prima legge di Ohm. Il coefficiente angolare di questa relazione, cioè la relazione di proporzionalità tra corrente e differenza di potenziale, ha una costante di proporzionalità che prende il nome di resistenza. La resistenza quindi è il rapporto tra la differenza di potenziale diviso la corrente. E se volete misura quanta difficoltà hanno le cariche ad attraversare quel particolare sezione di circuito. Per convenzione si assume che tutta la resistenza sia condensata, sia concentrata negli utilizzatori. In questo caso il nostro sarebbe la lampadina. Ok? Questi sono alcuni esempi di resistenza e poi abbiamo visto la seconda legge di Ohm, cioè come la resistenza, ad esempio, di un filo conduttore è legata alla geometria del filo, quindi alla sua forma, e al materiale di cui è fatto. E abbiamo introdotto il concetto di resistività, che è una grandezza specifica del materiale, che non dipende quindi da come è fatto il materiale, ma da che cosa, qual è l'elemento chimico che lo forma, rame, oro, piombo e via dicendo. Questo permette di distinguere tra sostanze che conducono bene la corrente e sostanze che non la conducono bene. I conduttori hanno ovviamente un basso valore di resistività, mentre gli isolanti ne hanno uno alto. A metà strada tra i due ci sono i semiconduttori, cioè quelli che in alcune condizioni diventano conduttori, ma normalmente non lo sono. Abbiamo visto il laboratorio virtuale, abbiamo costruito un circuito elettrico molto semplice e poi abbiamo fatto una
breve discussione su una possibile interpretazione molto semplice, quasi ingenua se volete, della prima e della seconda legge di Ohm. In particolare uno dei più importanti risultati è il fatto che la resistività è legata al tempo medio tra un urto e il successivo dei portatori di carica responsabili della corrente. Quindi più l'urto è frequente, più alta è la resistività e quindi la resistenza, più gli urti sono radi, più il campo elettrico riesce ad accelerare le cariche e più la corrente è intensa. Ok? Eravamo arrivati fin qui. Attenzione, non tutti i conduttori si comportano in questo modo. Esistono elementi di circuito che non rispettano la legge di Ohm. Quando un elemento di circuito, o se preferite un utilizzatore, rispetto alla legge di Ohm, si parla di elemento ohmico, OHMico, si scrive. Mentre esistono dispositivi che volutamente non la rispettano. Questo è un esempio. Se vedete questo grafico qui in basso a destra, c'è la relazione tra differenza di potenziale applicata e corrente che ne risulta. Se la differenza di potenziale ha un certo segno, in questo caso positivo, la corrente fluisce molto facilmente, vedete che cresce rapidamente, non è neanche lineare tra l'altro. Ma se inverto la polarità, cioè se cambio il verso della polarità, la corrente è molto bassa, al limite nulla. Quindi questo è un tipico esempio di elemento asimmetrico. Il primo punto non è lineare, e già questo basterebbe a dire che non è ohmico. Secondo punto non è simmetrico, cioè si comporta in modo diverso a seconda che la differenza di potenziale applicata abbia un segno o un altro. Se invece, se ricordate, fatemi tornare un pochino indietro, ecco, quando abbiamo, ecco, discusso la legge di Ohm, qui il verso della corrente era irrilevante, il comportamento era lineare sia per polarità positive che per polarità negative. Questa è una caratteristica importante dei conduttori ohmici, devono essere simmetrici rispetto al segno della polarità, mentre questo oggetto, che abbiamo visto, eccolo qui, non lo è. Questo di cosa stiamo parlando? Dei diodi, che sono elementi individuati da questo, dove la freccia indica qual è il verso ammesso della corrente. D'accordo? In alcuni casi, in determinate situazioni, è importante, tra virgolette, che la corrente non torni indietro. Quindi sono inseriti in circuiti proprio per questo scopo, quindi avete alcune immagini. Uno degli effetti più semplici, più immediati del passaggio della corrente in un conduttore è l'effetto termico. Immaginate che ho un campo elettrico, appunto applicato al conduttore, quindi ai suoi capi. C'è una differenza di potenziale, quindi i portatori di carica, tipicamente gli elettroni, si mettono in moto. E cosa fanno? Abbiamo discusso prima che urtano gli atomi del reticolo cristallino. Urtandoli, trasferiscono agli atomi del materiale un po' di energia cinetica. Durante la collisione, parte dell'energia cinetica dei portatori di carica viene ceduta agli atomi del reticolo cristallino, del rame del materiale. E quindi, aumentando l'energia cinetica degli atomi del materiale, questo comincia ad agitarsi, per cui la temperatura cresce. Abbiamo visto l'anno scorso l'interpretazione cinetica della temperatura. La temperatura non è altro che una misura dell'energia cinetica media delle particelle costituenti quel particolare materiale, in questo caso il conduttore. Più la temperatura sale, più gli atomi del metallo oscillano attorno alla loro posizione di equilibrio. E l'oscillazione in questo caso viene aumentata, l'ampiezza dell'oscillazione è aumentata a causa delle collisioni tra i portatori di carica e gli atomi del reticolo. Per cui la temperatura cresce e viceversa, se gli atomi del reticolo cristallino sono agitati, si muovono più velocemente, è più difficile agli elettroni attraversare il conduttore. Immaginate di dover attraversare una stanza piena di persone, se le persone sono ferme e non sono troppo dense, riuscite a farlo tutto sommato agevolmente. Ma se le persone sono in movimento, è più difficile che attraversiate agevolmente la stanza, no? Ci mettete un po' più di tempo se non altro, no? E trovate più ostacoli, ecco. Per la stessa ragione,
il passaggio di carica, ripeto, aumenta la temperatura, viceversa l'aumento di temperatura causa un aumento della resistenza. Questo si chiama l'effetto termico della corrente elettrica o anche effetto Joule, cioè passaggio della corrente, aumento di temperatura. E in alcuni casi è una cosa utile perché, per esempio, se uno ha freddo in casa e il termosifone non va, cosa fa? Prende una stufa elettrica, che non è altro che un sistema di questo tipo, dove c'è all'interno della stufa un circuito elettrico con una resistenza elevata che quando gli passa attraverso corrente si riscalda e diffonde calore nella stanza. Quindi è una stufa che usa l'effetto Joule. Oppure, come si discuteva ieri, se sono in automobile e col freddo, con l'umidità, il vetro dell'auto si appanna, un sistema per disappannarlo è aumentare la temperatura del vetro e quindi far evaporare l'acqua sul vetro stesso. E questo viene fatto perché nel vetro, normalmente in quello posteriore ci sono se osservate, dei piccoli fili, una strisciolina in realtà di metallo conduttore, di rame, che sono inseriti in un circuito legato alla batteria dell'auto. Quando accendete il circuito, si chiude il circuito, quindi passa corrente in quella strisciolina di metallo, scaldano il vetro fa evaporare l'acqua che sta sul vetro, per cui il vetro si disappanna o si sbrina a seconda. Ma questo ha a che fare con il surriscaldamento, Ok? E in alcuni casi questo è spiacevole, perché? Perché, per esempio, il mio computer deve avere un sistema di raffreddamento. Perché? Perché anche se la corrente all'interno è molto piccola, 1000 ampere normalmente, nel tempo questo contribuisce a riscaldare il circuito, e aumentare la resistenza significa che la corrente diminuisce. Se non mantengo la temperatura in un certo livello, la corrente che passa nei circuiti cambia di intensità e produce effetti sul funzionamento, o meglio sul mal funzionamento della macchina. Per questo è indispensabile che ogni macchina, ogni sistema dove i circuiti sono delicati, abbia un efficiente sistema di raffreddamento. I computer invece, quelli fissi, sentite proprio la ventola. In quelli portati normalmente il sistema di raffreddamento avviene in un'altra maniera, ma comunque deve esserci e deve essere anche efficace. Okay? Addirittura in alcuni casi, come vedete qui a fianco un fusibile, questo effetto del legame tra resistenza e temperatura è usato in termini di sicurezza, perché se in questo inserisco, cioè ho un particolare circuito che ha in parti delicate, come per esempio, che ne so, i circuiti elettronici che sono al bordo delle auto, se ho uno sbalzo di corrente, okay, potrebbe darsi che i circuiti vengano danneggiati da questo sbalzo di temperatura. E quindi è necessario un sistema di sicurezza che chiuda la corrente se questa è troppo elevata. Okay? Questo si chiama fusibile. Questo aggeggino qui ha all'interno una resistenza che, nel caso la corrente sia troppo elevata, si scalda a tal punto che fonde il metallo conduttore. Fondendo il metallo conduttore, il circuito si spezza perché viene interrotto, si rompe, il conduttore non c'è più, viene fuso, quindi si sgretola, si scioglie, e quindi questo chiude la corrente. Questo servono i fusibili e previene o evita danni, magari molto più costosi, al resto del circuito. Quindi una volta che uno si fonde, basta toglierlo, metterne un altro e siamo a posto. Ok? Un altro effetto fondamentale, questo mi sembra sia l'ultimo punto, è legato sempre alla relazione tra temperatura e resistenza, ed è questo. È stato scoperto diversi anni fa che se la temperatura sia bassa, al di sotto di una certa soglia, la resistività non è più linearmente dipendente dalla temperatura stessa, ma cade proprio a zero bruscamente. Questa temperatura è una temperatura critica, e al di sotto di questa temperatura la resistenza è praticamente nulla. Cioè la corrente può circolare in questo metallo senza dispendio di energia, senza che serva energia per farla circolare. Questo si chiama fenomeno della superconduttività.
non so se avete visto, anni fa, ma è uscito il film Avatar, ecco, che parla della storia di un pianeta che veniva colonizzato perché in questo pianeta esistevano ingenti giacimenti di un minerale, di un materiale che era superconduttore a temperature normali, temperatura ambiente. E trovare una sostanza di questo tipo sarebbe un enorme vantaggio per l'elettronica e per tutta la tecnologia, perché con un superconduttore posso produrre correnti elettriche e campi magnetici, come vedremo a breve, a costo praticamente nulla. E quindi lo scopo era recuperare quel materiale. Guarda, qui avete la temperatura critica per diversi materiali. Torniamo un attimo indietro all'effetto Joule. Un punto che abbiamo visto praticamente all'inizio è questo: per far muovere le cariche all'interno del conduttore la batteria deve spendere energia, ok? E quindi spendendo energia, ok, svolge lavoro e posso calcolare la potenza sviluppata dalla batteria e quindi la potenza dissipata o consumata dall'utilizzatore, in questo caso la resistenza o qualsiasi dispositivo che usi la corrente. Il lavoro svolto dalla batteria è la carica per la differenza di potenziale che la carica attraversa, ma la carica posso esprimerla come la corrente che attraversa il circuito per l'intervallo di tempo durante il quale viene svolto il lavoro. Se divido il lavoro per il tempo trascorso, ho quello che chiamo la potenza, quindi indicata la lettera P. Quindi se osservate queste due relazioni, se divido per delta T, la potenza posso prenderla come l'intensità di corrente per la differenza di potenziale ai capi del mio utilizzatore, in particolare in questo caso della lampadina. Se poi inserisco in questa relazione anche la legge di Ohm, e per esempio sostituisco a V il fatto che V per legge di Ohm è R per I, allora ho R e I due volte, cioè I alla seconda. Oppure uso il fatto che I è V fratto R, quindi ho che la potenza è V quadro diviso R. Indifferente. Queste tre espressioni sono equivalenti. Okay? Quindi, se ho, che ne so, una lampadina che funziona a una determinata corrente e ha una certa resistenza, se faccio il prodotto tra il quadrato della corrente che l'attraversa per la resistenza, so quanta energia consuma quella lampadina, o meglio, quanta energia devo spendere per far funzionare quella lampadina per ogni secondo. D'accordo? Questo avviene normalmente nel consumo elettrico domestico. In caso ho diversi utilizzatori e il conteggio dell'energia che consumo avviene in kilowatt ora, cioè in migliaia di watt moltiplicato per un'ora. Un kilowattora è 3,6 per 10 alla 6 joule. E quella è l'unità di misura del costo dell'energia elettrica. Quindi man mano che passa il tempo, l'uso domestico dell'energia viene conteggiato in tot kilowattora, che ognuno ha il suo costo e poi arriva la bolletta a casa di fino a pagare l'energia che si è consumata. D'accordo? Qui c'è un altro filmato sull'effetto joule, alcuni altri filmati di cose che abbiamo visto. E siamo arrivati al punto, abbiamo finito questa parte, abbiamo visto che cosa si intende per corrente elettrica, il moto ordinato di cariche. Per produrre la corrente elettrica ho bisogno di un dispositivo che generi una differenza di potenziale, la batteria. Esiste una relazione normalmente semplice tra corrente e differenza di potenziale, la prima, legge di Ohm, la seconda mi dice come è fatta la resistenza in relazione al tipo di conduttore. Il passaggio della corrente ha diversi effetti. Uno è quello termico, qualche volta è voluto, qualche volta sarebbe bene evitarlo, a seconda del circuito che mi interessa utilizzare. Per far muovere gli elettroni e le cariche all'interno del circuito devo spendere energia, quindi devo sviluppare una certa potenza. Ogni utilizzatore, okay, consuma una determinata quantità di potenza al secondo, che chiamiamo potenza, appunto, e questa è legata alla corrente che lo attraversa, alla differenza di potenziale e alla resistenza. Okay? Esistono
tipi di utilizzatori o tipi di elementi del circuito che violano pesantemente delle volte le leggi di Ohm, quindi non tutti i conduttori sono ohmici, non tutti gli utilizzatori sono ohmici, e uno di questi è il diodo, che però non interverrà nei circuiti che tratteremo. Un altro fenomeno molto importante è quello della superconduttività. D'accordo? In particolare in relazione alla potenza utilizzata da un qualsiasi elettrodomestico o circuito, recentemente la tecnologia punta verso ottenere una resa accettabile di quello strumento a minor costo energetico, quindi quando la potenza dissipata è la minima possibile. Queste sono le classi energetiche, qui c'è l'etichetta energetica per ogni strumento, per ogni elettrodomestico, e le classi A sono quelle che hanno il maggior sfruttamento dell'energia. Okay? Sappiamo che lo sfruttamento ideale è impossibile, perché abbiamo visto l'anno scorso anche ogni motore, ogni dispositivo converte sì parte dell'energia che acquisisce, ma ahimè parte deve cederla per vincere gli attriti o comunque dissipare il calore per poter funzionare correttamente. E quell'energia, quella dissipata per raffreddamento, voluto o non voluto, comunque viene persa. Ok? Ci sono domande? No, bene, allora mi fermo qua.